un argomento importante perché ha a che fare sia con lo sport che con la solidarietà. Walk of Like è la maratona che parte dal cuore pulsante del nostro capoluogo, da Piazza Plebiscito, partirà il giorno 13 maggio e accompagnerà i cittadini in una corsa solidale. La presentiamo con Francesco Lettieri, che è della Fondazione Telethon, qui accomodato al nostro salotto. Buongiorno. Buongiorno. E poi Flavio Castellacci, direttore organizzativo TGEM Pozzuoli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una maratona che intanto fa bene a tutti e poi accomuna tutti, perché dà la possibilità di entrare in contatto un po' con il prossimo, no? In un progetto su una piattaforma solidale. Sì, infatti noi diciamo che correre non ha mai fatto così bene, diciamo, per due motivi. Quello fisico, ovviamente, perché ci si tiene in forma quella mattina, ma anche perché fa bene agli altri. E in sostanza la Walk of Life a Napoli è giunto alla sua settima edizione, quindi sono 7 anni e fortunatamente i partecipanti sono cresciuti sempre di più, dai 1700 del primo anno fino ad arrivare ai quasi 6.000 dell'anno scorso, che cerchiamo di superare quest'anno. Saranno a due giorni, il sabato a Piazza del Plebiscito con un villaggio che sarà animato, insomma, da attività sportive e di intrattenimento, e la domenica alle 9 la partenza della gara di 15 km, la Caracciolo Gold Run, e della passeggiata, la 3 km per Telethon. Una corsa non solo, perché al di là della corsa l'obiettivo è quello di studiare e dare la possibilità di sostenere la ricerca sulle malattie genetiche. Certo, noi qui sul territorio abbiamo la fortuna di avere l'istituto di ricerca del Telethon proprio in Pozzuoli, che ormai è un po' il modello anche per tanti altri centri in Europa e nel mondo. Abbiamo più di 200 persone, abbiamo tutti ragazzi giovani provenienti un po' da tutta la parte del mondo, studiamo più di 30 malattie, più di 40 progetti, ed è un po' il centro di coordinamento della ricerca delle malattie non diagnosticate, proprio del Telethon e in TGEM a Pozzuoli. Ce ne sono ancora tante, vero? C'è ancora tanto da ricercare, da studiare? Sì, non volendo parafrasare Susanna Agnelli, dice: la nostra missione finirà quando ogni malattia avrà una cura. E, diciamo, è lunga, però diciamo, l'entusiasmo dei ragazzi che lavorano presso di noi, diciamo lavorano, che si dedicano alla ricerca da noi, fa sempre ben sperare. Peraltro sabato 12 maggio avremo l'opportunità di visitare il villaggio proprio di Telethon, anche per avere un'idea di ciò di cui stiamo parlando, perché comunque è un argomento complesso. Parliamo di ricerca medica, parliamo di malattie anche rare che cercano spasmodicamente anche oggi una cura. Certo, diciamo, la missione del Telethon è quella proprio di studiare le malattie rare, ci tengo a dire rare, che spesso e volentieri praticamente non sono di interesse per le grandi company, anche se la nostra grande vittoria è quella lì. Molte grandi company anche americane vengono a investire da noi, e questo, diciamo, è simbolo e segno di quanto seriamente venga fatta la ricerca presso il TGEM e per il Telethon. Quando parlo di rare significa, un esempio su tutti, una ragazza di nome Nina, che è stata la testimonial di una maratona televisiva di qualche anno fa, a cui è stata diagnosticata una malattia con un'incidenza di una su ogni 500 milioni di persone, parliamo di 14 persone al mondo. E quindi, ripeto, sì, quando parliamo... Si è dato un nome a questa malattia? Sì, di cui io, due parole, di cui laterale è l'unica che ricordo, se vuole le dico anche l'altra, ma è, diciamo, spesso insomma, una malattia era le malattie con dei nomi che sono ben più difficili anche solo ricordarle. E per loro già avere un nome già è tantissimo. Certo, già avere una diagnosi, esatto. E trovare la cura per la diagnosi è veramente un miracolo, sì. Possiamo veramente dire che sia un miracolo. La possibilità di farne parte in questi due giorni, perché come diceva lei Francesco, sono stati utilizzati, scelti tre percorsi, 15 chilometri e poi c'è il 10 e poi una passeggiata da 3 chilometri, per cui tutti quanti, quindi un percorso adatto ad ogni persona, dall'appassionato allo sportivo, a chi in realtà è il più pigro, perché parte. C'è una volontà ovviamente alla base di partenza, sì, per correre. Il discorso che vogliamo fare è quello di mettere insieme il podista che quella mattina deve correre per raggiungere il suo tempo personale. Un po' un allenamento per il podista. 15 chilometri è un po' meno di una mezza maratona. Meno di una mezza maratona, sì. E però il discorso è proprio quello di far correre il podista col bambino in carrozzina, con le scuole, le associazioni, le istituzioni. E poi la cosa bella, insomma, che in piazza ci saranno i ricercatori del TGEM di Pozzuoli e i tanti volontari. Di questo, Francesco, credo sia un grande momento.
anche di aggregazione per i napoletani, perché abbiamo un po' bisogno, no? Come tanti festival che ci sono a Napoli, anche in prossimità, Mario del Maggio dei Monumenti, insomma, manifestazioni che possano così fungere da collante proprio per i partenopei. Sì, quale modo migliore di farlo se non attraverso lo sport? Crea comunità innanzitutto, insomma, e poi è un discorso che... di una donazione più divertente, perché alla fine un banchetto in piazza c'è questo scambio tra la donazione e il prodotto fisico solidale. In questo caso non vendiamo un prodotto fisico, ma io dico sempre che la Walk of Life poi è emozione, e generalmente chi viene un anno, l'anno seguente torna sicuramente con un compagno, un amico, certo, oppure convince la moglie, perché è veramente emozionante vedere il bambino, il podista, il volontario, il ricercatore, correre insieme per un unico obiettivo, la ricerca. Parliamo di edizioni consolidate che vedono un'affluenza sempre maggiore, no? Di certo, numeri di persone e di partecipazione. Qual è la risposta che vi aspettate per quest'anno e che cosa cercate in più da chi viene, ma soprattutto da noi pubblico esterno? Allora, prima voglio rispondere alla domanda di prima. Allora, la malattia era meningocele laterale, ci tenevo giusto per non lasciare una domanda in evasa. Allora, già se noi ci aspettiamo la stessa crescita che stiamo avendo così negli anni, anche per dare merito a chi come Francesco e tanti volontari che solamente perché certo, credono in quello che si fa, per dare veramente soddisfazione per prima cosa a loro. Quindi questa crescita che stiamo avendo costante, siamo su una rampa, da ingegnere per me qualunque cosa sia graficabile, e quindi siamo su questa rampa, ci aspettiamo che questa rampa sia sempre più rivolta verso l'alto, e quindi incremento ulteriore. Correre, delle belle immagini, bellissime, tra l'altro, immagini, sì. Correre in prima persona, perché lei correrà, Flavio? Assolutamente sì. Non so se ancora la 3 chilometri, sempre un po' combattuto tra la 3 chilometri in cui c'è la possibilità di stare con i ragazzi, o magari misurarsi un po' oltre con la 15 chilometri. Quanto riescono a dare questi ragazzi che soffrono, no? Che hanno bisogno di ricerca? Ma basta guardare gli occhi di questi ragazzi in queste giornate per darsi una risposta. Ognuno poi la risposta sarà da dentro. E la sua è certamente eloquente in tal senso. Grazie allora di cuore a Flavio Castellacci, che è direttore organizzativo TGM Pozzuoli, per essere stato con noi e per la passione che naturalmente ha manifestato in occasione di questo intervento. Grazie anche a Francesco Lettieri, che è l'organizzatore. Grazie ancora. Grazie. Pubblicità, poi di nuovo insieme in nostra compagnia.